Un diamante maledetto. Racconta la leggenda che il meraviglioso diamante blu chiamato Hope, speranza, sarebbe stato rubato da un idolo della dea Sita in India. Ma quel ladro non avrebbe fatto molta strada perché venne aggredito e ucciso da un branco di cani. E da allora tutti i successivi proprietari e coloro che entrarono in contatto con il diamante sarebbero stati colpiti dalla sfortuna o peggio sarebbero andati incontro a una fine terribile. Ma da dove arriva questo diamante? Come mai oggi si trova allo Smithsonian di Washington? E da dove nasce questa leggenda? Ma soprattutto, davvero un oggetto può provocare eventi sinistri? È quello che cercheremo di scoprire oggi insieme a Strane Storie. Molti sono i misteri e le maledizioni legate ai tesori, dalla più famosa maledizione della tomba di Tutankhamon, di cui abbiamo già parlato in un altro video, alla meno nota maledizione di Vishnu, dal tesoro maledetto di Oak Island, anche questa un'altra storia di cui ci siamo già occupati, alla miniera perduta dell'olandese. Anche alcune pietre preziose sono circondate da leggende e maledizioni. Il Koh-i Noor, lo zaffiro di Delhi, i diamanti Sensi, Regent e Taylor Burton, l'Orlov nero e naturalmente il diamante Hope. E quanti sono poi i luoghi comuni che ci vengono in mente ogni volta che pensiamo ai diamanti? I diamanti sono i migliori amici di una ragazza, cantavano Carol Channing nel 1949 e Mary Marilyn Monroe e Jane Russell nel 1953. Un diamante è per sempre, come recitava una nota quanto falsa pubblicità, visto che i diamanti diventano grafite dopo qualche milione di anni, certo. Le nozze di diamante, in coincidenza dei 60 anni di matrimonio, la punta di diamante per indicare l'elemento migliore di un gruppo e così via. Per quanto riguarda il diamante Hope, invece, tutti i luoghi comuni che lo circondano sono legati a morti misteriose, a partire dalle leggende più antiche. A dire la verità, la leggenda del diamante Hope non è sempre univoca. A seconda della fonte, la narrazione differisce di poco oppure diverge in maniera quasi totale. Una delle peculiarità delle leggende è che a partire da alcuni fatti cardine, che rimangono sempre uguali, i racconti subiscono un processo di ricostruzione, proprio perché spesso sono tramandati solo in forma orale. E quindi è ovvio che ogni racconto modificherà i dettagli. In base alla teoria dell'oralità, per tramandare a voce un racconto o un poema servono una forte memoria e una serie di espedienti linguistici. Nel nostro caso però siamo in un'epoca, infatti, in cui la tradizione orale si era persa già da un bel pezzo. Cambiano anche alcuni dei fatti cardine. Come Underworld di Don DeLillo segue una palla da baseball per raccontare la sua storia, ecco così oggi noi seguiremo lo Hope, il diamante, nei passaggi di mano e nei cambi di proprietario e ne analizzeremo le vicende per cercare di capire quanto ci sia di vero, se qualcosa di vero c'è, nei racconti che lo accompagnano. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidori e come ogni settimana vi do il benvenuto a Strane Storie, la mia serie che tutti i venerdì alle 13.30 ci porta a indagare con gli strumenti della scienza, della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. È una serie, lo sapete, che riusciamo a realizzare grazie al sostegno di tutti coloro che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Se vi piace Strane Storie, se vi piacciono le altre serie che realizzo qui gratuitamente sul mio canale per tutti quanti, beh, unitevi anche voi, ci aiuterete a realizzare questi e tanti altri progetti. Naturalmente avrete anche accesso a centinaia di contenuti esclusivi che trovate proprio sulla mia isola, ma torneremo a parlarne più tardi. Questa, come sapete ormai, insomma, è una stagione un po' speciale perché mi trovo in questo periodo all'Università di Harvard per un semestre di ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza. Dunque mi collego anche questa volta con il me stesso di Boston per sapere come vanno le cose. Beh, ciao Massimo e ciao naviganti, qui a Harvard
come vedete è iniziato l'inverno, comincia a fare un po' più freddo. Però in Italia è uscito il mio nuovo libro per ragazzi, ma non solo. 50 misteri da risolvere prima dei tuoi genitori. Dove ho raccolto una cinquantina di casi che ancora attendono una soluzione. Chi lo sa, magari potreste essere proprio voi a trovarla. E poi vi volevo ricordare anche che fino al 27 novembre potete iscrivervi ai miei corsi su massimopolidorostudio.com. Psicologia dell'insolito, l'arte di ragionare, l'arte di parlare in pubblico, l'arte del mentalismo, insomma, con condizioni molto favorevoli. Quindi potete leggere e scoprire i misteri, potete tentare anche di risolverli. A presto! Grazie Massimo anche questa volta. Ora noi torniamo a farci abbagliare dallo sbalorditivo diamante Hope e dalle sue nefaste leggende di morte. La leggenda narra, ma dovrei dire le leggende narrano, che un diamante di colore blu si trovava posizionato sulla fronte, oppure in uno degli occhi, oppure nel petto di una statua. La statua, senza identità, secondo alcuni, era posta in un tempio buddista, oppure, secondo altri, la statua era quella della dea indù Sita, sposa del dio Rama, e dunque posta in un tempio indù. O, secondo altri ancora, era invece una statua del Buddha, ma posta in un tempio induista. Il tempio viene localizzato genericamente in India, mentre per alcuni si sarebbe trovato in un luogo molto preciso, cioè a Pagani, in Birmania, l'odierno Myanmar, sulla strada da Delhi a Mandalay. Una notte imprecisata, qui prosegue il racconto, un sacerdote indù invidioso, oppure in una data molto precisa, cioè il 1588, e una persona molto precisa, esploratore e commerciante francese Jean-Baptiste Tavernier, si introdusse furtivamente nel tempio per rubare il diamante. Il ladro, qualunque egli fosse, riuscì nel suo intento, ma la divinità adirata, oppure, secondo altri, un bramino che faceva suo custode, scagliò una maledizione sulla pietra derubata. Chi l'avesse posseduta avrebbe vissuto una vita infelice e sarebbe deceduto in maniera violenta. L'ennesima versione poi vuole che il diamante rubato finisse nelle mani del Grand Mogul, cioè l'imperatore dell'India Aurangzeb, figlio del committente del Taj Mahal. Aurangzeb donò la pietra a Tavernier, suo ospite durante uno dei viaggi ad Agra, la vecchia capitale dell'India, e fu uno dei servitori del Mogul a raccontare a Tavernier della maledizione. Oh, forse, secondo altri, fu un veggente a raccontare all'incauto delinquente anonimo della maledizione di Sita. Poi, la prima vittima della maledizione fu il Gran Mogul, magari direte voi, cioè colui che aveva commissionato il furto. No, fu il ladro che materialmente sottrasse il diamante, che venne catturato, torturato a morte. Oppure, secondo altri, fu Tavernier che vide la sua vita rovinata. Prima il suo intero patrimonio fu perso al gioco dal figlio, poi morì in Russia, dilaniato da un branco di cani selvatici, mentre cercava di tornare in India per ricostruire la fortuna perduta. Una grande commistione di versioni e di interpretazioni che si confondono e si sovrappongono, come potete vedere. Ma da questo punto in poi la leggenda sfuma verso fatti reali. Infatti gli avvenimenti diventano quasi sempre più lineari, quasi sempre. Arriviamo così niente meno che a Luigi XIV, il Re Sole, che sulla fine del 600 acquistò il diamante proprio da Tavernier. Lo indossarono lui e la sua favorita, Madame de Montespan. Quest'ultima poi fu coinvolta in un terribile scandalo, l'affare dei veleni. Certo, la potenza del re permise di mettere a tacere le voci dello scandalo. Madame de Montespan fu salva, però perse il favore del re e fu costretta all'esilio in un convento parigino. Il Re Sole, invece, morì dopo lunghe sofferenze per un'ischemia acuta causata dalla gotta. Il suo successore, Luigi XV, incaricò il gioielliere Pierre-André Jacquemin di creare un emblema di cavalierato per l'ordine del Toson d'Oro. Il diamante, ormai divenuto famoso in Francia come Blu di Francia, fu incastonato all'interno di questo ornamento insieme ad altre pietre. L'emblema era un simbolo di potere piuttosto che un ornamento da indossare. Nel 1728, quando il 18enne Luigi XV contrasse la varicella, i medici gli diagnosticarono il vaiolo.
Appena guarito, il monarca non si sottopose all'antenata della vaccinazione, la molto rischiosa variolizzazione, perché ormai era inutile. Nel 1774 fu così colpito dal vaiolo, da cui ovviamente non poteva essere immune. La malattia ne devastò il corpo e lo portò poi al decesso. Colpa del diamante? Beh, i successivi proprietari del diamante furono Luigi XVI e Maria Antonietta, il cui destino molto triste lo conosciamo tutti quanti. Durante la Rivoluzione francese nel 1791 i sovrani tentarono di fuggire da Parigi, ma furono scoperti, arrestati dai rivoluzionari, e il governo rivoluzionario confiscò il tesoro della corona, compreso il diamante blu, che fu portato al Garde Meuble, il magazzino reale, e la coppia reale finì vittima della maledizione, almeno così continua la leggenda, e morì ghigliottinata. E la pietra? Dopo averci raccontato di sovrani che sarebbero deceduti uno dopo l'altro a causa del suo possesso, che fine fa? La nostra storia a questo punto torna di nuovo a perdersi nei fumi della leggenda. Il diamante fu rubato dal Garde Meuble, cioè il magazzino reale in cui era conservato. Il sistema di sicurezza istituito dalla Guardia Nazionale era molto debole. Nella notte dell'11 settembre 1792 un gruppo di ladri riuscì a introdursi dalle finestre del primo piano nella stanza dove era custodito il tesoro reale e portò via alcuni gioielli. Nessuno si accorse subito del furto perché il sigillo sulla porta della stanza del tesoro era intatto e nessuna guardia aveva il compito di vigilare all'interno. Il furto fu scoperto solo il 17 settembre, quando un altro gruppo di ladri, resi ormai audaci dalla mancanza di controlli, si mise a parlare ad alta voce dentro il magazzino durante l'ennesima capatina, attirando così l'attenzione delle guardie. Si racconta che prima della cattura uno dei ladri, Guyot Lordonnet, vendette il diamante a un gioielliere parigino che morì di infarto, scoprendo che il suo stesso figlio gli aveva sottratto la pietra. Il figlio del gioielliere, venendo a sapere di essere stato la causa della morte del padre, si tolse la vita e il diamante blu sparì per una ventina d'anni. Nel 1812 il gioielliere e naturalista inglese John Francillon descrisse un diamante blu intenso di circa 45 carati in possesso di un commerciante di diamanti londinese, Daniel Eliason. Secondo quanto riportato dal mineralogista John Moe, in un suo libro del 1823, il sovrano Giorgio IV del Regno Unito fu il successivo proprietario. Avrebbe ottenuto il diamante dal suocero, cioè il duca Carl Wilhelm Ferdinand von Brunswick. Costui aveva raggiunto la figlia Caroline, moglie di Giorgio, nel 1806 ed era morto poco dopo. Il diamante era ritenuto tagliato dal blu di Francia. E ad avvalorare questa ipotesi è il fatto che il duca Carl Frederick, nipote di Caroline, era in possesso di un diamante blu da quasi 14 carati, considerato da molti un pezzo mancante del blu di Francia. Nel 1830, alla morte del re, la pietra sarebbe stata venduta attraverso dei canali privati per ripianare parte dei debiti che il sovrano aveva nel frattempo contratto. Poco più in là nel tempo, il diamante blu fu venduto al ricco banchiere londinese Thomas Hope. E da questo momento in poi la pietra prende il suo nome definitivo. Nel 1839 il diamante Hope compare nel catalogo della collezione del fratello di Thomas, Henry Philip, collezionista e amante di pietre preziose. Alla morte di Henry, avvenuta proprio quell'anno, i tre nipoti, Thomas, Adrian e Alexander, figli di Thomas, litigarono in tribunale per l'eredità e, dopo una decina d'anni, la collezione venne divisa. Il diamante Hope fu assegnato al nipote più anziano, Henry Thomas. Nel 1861 Henrietta, l'unica figlia di Henry Thomas, sposò Henry Pelham Clinton, conte di Lincoln e poi duca di Newcastle. C'è da perdersi in tutti questi nomi, me ne rendo conto, ma è così che viene raccontata la leggenda e noi così dobbiamo ricostruirla. Quando l'anno seguente Henry Thomas morì, il diamante passò in eredità a sua moglie Anne Adele. La signora Hope, preoccupata della vita dissoluta del genero e non volendo che il diamante finisse nelle sue mani, decise nel testamento di lasciare tutte le sue proprietà, diamante incluso, al nipote Henry Francis, a condizione che alla maggiore età aggiungesse Hope ai suoi cognomi.
Nel 1887, assolta la condizione testamentaria, Lord Francis divenne ufficialmente il proprietario della pietra. E purtroppo Lord Francis Hope non era così attento al patrimonio di famiglia come aveva sperato la nonna. Sperperò in fretta la sua eredità e venne sommerso dai debiti. Nel 1894 incontrò l'attrice e cantante americana May Yohe, all'epoca molto famosa, e la sposò. I due condussero una vita sregolata fino a quando nel 1896 si ritrovarono sull'orlo del fallimento. Lord Hope non poteva però vendere il patrimonio ereditato dalla nonna senza il consenso del resto della famiglia, tant'è che solo dopo diverso tempo gli fu consentito di vendere qualche dipinto. Ma questa vendita non gli bastò per salvarlo dal collasso finanziario e quindi fu costretto a vendere anche il diamante nel 1901. Rovinato finanziariamente, fu anche lasciato dalla moglie May, che scappò con il figlio di William Lafayette Strong, l'ex sindaco di New York. I coniugi Hope divorziarono così nel 1902 e nello stesso anno May e Strong si sposarono, solo per divorziare però, poco tempo dopo. E il diamante, dopo aver provocato tutte queste tragedie, dov'è finito? Attenzione, ve lo ricordo, tutto quello che stiamo sentendo è un pastiche delle tante leggende che circondano il diamante Hope. Insomma, siamo sempre nell'ambito dei si dice, del sentito dire, del racconto, della leggenda. E dunque sembra che agli inizi del Novecento la pietra sia stata venduta al gioielliere francese Jacques Collet o Collot, che a sua volta la vendette al principe russo Ivan Kanitovsky. Il nobile russo aveva acquistato il diamante come regalo per la sua amante, una ballerina di nome Laurence Ladoux, che amava molto, ma che strangolò in un attacco di gelosia. Lo stesso Kanitovsky verrà fucilato anni dopo durante la rivoluzione russa. Il successivo proprietario del diamante, gioielliere greco Simon Matarides, non riuscì nemmeno lui a sottrarsi alla maledizione perché morì in circostanze misteriose durante un'escursione. Cadde in un burrone con tutta la sua famiglia. Infine, il diamante Hope arrivò tra le mani del commerciante di diamanti Simon Frankel di New York, che lo portò negli Stati Uniti. Purtroppo, serve ripeterlo, come in tutte le leggende, non c'è niente di certo. Infatti un articolo a sfondo misterioso uscito nel 1911 sul New York Times ribalta quasi totalmente quest'ultima sequenza di avvenimenti, cambiandone dunque anche le dinamiche. Secondo questa versione, Frankel sperava di trovare in America un compratore per la pietra, ma questa rimase nella sua cassaforte per molti anni, mentre l'azienda rischiava la bancarotta durante il panico del 1907. Finalmente, l'anno dopo, Frankel riuscì a vendere il diamante a Selim Habib, un collezionista commerciante di diamanti turco, forse intermediario del sultano Abdulhamid. Quando nel giugno del 1909 Habib mise all'asta la propria collezione, perché anche lui ormai aveva problemi finanziari, il catalogo riportò esplicitamente che il diamante Hope non era mai stato di proprietà del sultano. Il diamante blu fu ritirato dall'incanto e acquistato in seguito dal gioielliere parigino Rosno, che lo rivendette l'anno successivo a Pierre Cartier, il direttore della filiale di New York della nota gioielleria parigina. Nel frattempo, un tale Habib morì annegato in un incidente navale, come riportato da una cronaca che però non verificò l'omonimia dello sconosciuto deceduto. Il diamante Hope arrivò a New York il 23 novembre del 1910. Bisognava trovare il giusto acquirente e Pierre Cartier pensò a Evelyn Walsh MacLean, moglie del proprietario del Washington Post. Cartier era abituato a trattare con i suoi facoltosi clienti e, per impressionare la signora MacLean, cominciò a illustrarle la storia del diamante, mettendo in evidenza la maledizione. Ma la signora MacLean non volle acquistare la pietra perché non le piaceva la montatura. Cartier allora la cambiò con una più moderna, quella in uso ancora oggi, e lasciò il nuovo gioiello in prova ai MacLean per una settimana. A quel punto Evelyn si convinse. Adorava quel diamante, non credeva che le avrebbe portato sfortuna e lo indossava spesso agli eventi e alle feste dell'alta società di Washington. Ma purtroppo, dal momento dell'acquisto, le tragedie per la famiglia si susseguirono una dopo l'altra. Morirono per primi la madre di Edward MacLean, marito di Evelyn, e due cameriere.
Poi nel 1919 il figlio maggiore della coppia, un bambino di 10 anni, investito da un'auto. McLean cominciò a bere molto, ebbe un amante, fu coinvolto in uno scandalo che lo portò al divorzio e poi a morire in una casa di cura per malattie mentali. Nel 1946 morì anche la figlia di 25 anni, a cui Evelyn aveva prestato il diamante per il giorno del matrimonio. La morte fu provocata dall'ingestione di una dose eccessiva di barbiturici. Evelyn non si riprese mai da quest'ultimo lutto e morì di polmonite il 26 aprile 1947, all'età di 60 anni. Nel testamento Evelyn dispose che tutti i suoi gioielli fossero divisi equamente tra i suoi nipoti al compimento del 25esimo anno di età del più giovane, ma nel 1949 il tribunale autorizzò la vendita della collezione di preziosi per saldare i debiti della famiglia. La collezione fu acquistata per intero dalla Harry Winston Incorporated di New York, che organizzò una mostra itinerante di gemme, la Court of Jewels. Nei 4 anni successivi la mostra fece conoscere le preziose pietre agli americani e raccolse fondi per organizzazioni di beneficenza. Winston era convinto che gli Stati Uniti dovessero possedere una collezione nazionale di gemme, per questo motivo iniziò a trattare con la Smithsonian Institution per la sua costituzione. Il 10 novembre 1958 Winston donò il diamante Hope allo Smithsonian, pensando che potesse servire da punto focale per la collezione nazionale e da volano per ulteriori donazioni. E lo Smithsonian è ancora oggi il proprietario del diamante Hope. E finalmente possiamo tirare il fiato dopo questo lungo e interminabile elenco di proprietari e di disgrazie, di morti più o meno tragiche, e domandarci: ma davvero un diamante, un oggetto inanimato, potrebbe essere responsabile di tutto questo? Ci siamo già occupati in passato di oggetti e di luoghi ritenuti maledetti e vi invito a cercare qui sul mio canale le strane storie relative alla maledizione di Tutankhamon, al pozzo di Oak Island, al triangolo delle Bermuda, al naufragio del Titanic, al quadro del bambino che piange, alle bambole Annabelle e Robert the Doll. E così via. Ecco, come ormai sapete se avete seguito queste storie, di fronte a vicende come queste c'è una cosa fondamentale che bisogna fare subito, cioè risalire e verificare i fatti storici. E dunque proviamo a ricostruire anche noi questa vicenda ricorrendo alle cronache accertate. La provenienza più probabile di questo diamante è la miniera di Kollur a Golconda, in India. Il primo proprietario documentato fu davvero Jean-Baptiste Tavernier, che entrò in possesso del diamante in un periodo compreso tra il 1640 e il 1666, anche se il suo libro di viaggio non riporta il luogo di acquisizione. Quindi non se ne impadronì nel 1588, come riportato erroneamente da una delle fonti che sostiene di ricostruire la leggenda. La stessa fonte che pone il tempio sulla strada per Mandalay, una città che peraltro sarebbe stata fondata solo nel 1857. Come poteva essere uno dei capi di una strada da Delhi già nel 1588 se la sua costruzione risale a quasi 3 secoli dopo? Sono dettagli come questi che però rivelano la totale inaffidabilità di una fonte. Ma torniamo a Tavernier, che non ruba la pietra, la compra. Rientrato in Francia in un periodo compreso tra il 1668 e il 69, il commerciante ed esploratore francese vende il diamante viola insieme ad altre pietre acquistate in India a Luigi XIV, il re di Francia. Il re ordina al gioielliere di corte, Jean Pitot o Pitin, secondo altre fonti, di sovrintendere al taglio del diamante. Non sappiamo il nome del tagliatore, ma il risultato, dopo 2 anni di lavoro, è un diamante a forma di cuore che ha un peso compreso tra i 62 e i 69 carati, indicato negli archivi reali come il grande diamante viola di Sua Maestà e poi divenuto noto come Blu di Francia. Anche il furto del garde-meuble sembra essere andato un po' diversamente da come raccontato. Di certo senza gli improbabili effetti della maledizione. Innanzitutto perché i furti furono 2. Primo, a opera della persona che era incaricata di trasferire i gioielli requisiti dai rivoluzionari, tale Thierry Vildavray, un ex cameriere nominato custode e diventato improvvisamente troppo ricco,
cosa fece nascere dei sospetti, l'assemblea costituente fece l'inventario dei beni posseduti da Ville d'Avray e scoprì che conservava in casa 9 scrigni sottratti al deposito. Si ignorano i motivi della sottrazione, ma l'ormai ex custode venne imprigionato e morì breve tempo dopo. I tesori tornarono così al Grand Meublé, ma il secondo furto, quello dell'11 settembre 1792, qui i ladri sembra che non entrarono da una finestra del primo piano, ma dall'entrata posteriore. Certo, è un altro piccolo dettaglio, però ancora una volta rende poco credibile qualche fonte sulla natura del furto reiterato e continuato. Pare strano che il nuovo responsabile del Grand Meublé, Jean-Bernard Restu, che viveva in un edificio adiacente, non si fosse reso conto del furto e lo avesse scoperto solamente alcuni giorni dopo. I ladri furono catturati e processati in maniera davvero blanda e una parte del bottino fu recuperata. Successive indagini indicarono il Blu di Francia nelle mani di Guyot, fuggito in Inghilterra. Fu arrestato qui nel 1796 mentre tentava di vendere la pietra, di cui si perse traccia da quel momento. Come detto, un diamante blu da poco più di 40 carati e di forma ovale ricomparve in Inghilterra nel 1812. Ma era davvero il blu di Francia? All'epoca nessuno collegò le due gemme e solo 46 anni dopo la citazione del diamante da parte di Francillon, il gemmologo francese Charles Barbeau, ipotizzò che il diamante di Londra fosse stato tagliato dal blu di Francia. Nel 1870 Charles King e nel 1882 Edwin Streeter alimentarono i sospetti finché nel 2007 il mineralogista francese François Farge, responsabile della collezione di mineralogia e gemmologia del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, scoprì l'unico modello tridimensionale in piombo del diamante blu di Francia nel museo. Simulazioni di modellazione 3D hanno mostrato che il diamante inglese potrebbe effettivamente essere stato tagliato da quello francese. La teoria ha senso dal punto di vista dei ladri. Sarebbe stato più facile vendere delle pietre di minori dimensioni e non facilmente riconducibili ai gioielli rubati. Un altro particolare che potrebbe confermare la tesi dell'identità dei due diamanti è la data in cui si menziona per la prima volta la pietra a Londra, il 1812. Il documento di Francillon, infatti, è datato 2 giorni dopo la fine del periodo di 20 anni necessario a far cadere in prescrizione i crimini commessi durante la rivoluzione francese. Il diamante potrebbe essere riapparso in quel momento e non prima, per evitare che la Francia ne chiedesse la restituzione. Ma come avrebbe potuto la Francia dimostrare che il vecchio e il nuovo diamante erano la stessa cosa? Ora, dopo 200 anni si potrebbe fare un'analisi spettroscopica e della fosforescenza dei diversi frammenti della pietra originaria, ma oltre a essere difficile attuare una cosa del genere, dove sono le altre pietre per poterle confrontare, per esempio, sarebbe forse un esercizio troppo dispendioso e fine a se stesso, perché non ci sono i dati equivalenti della pietra prima del taglio. E cosa dire degli esiti della maledizione? Come sempre, chi vuole alimentare leggende di questo tipo mette insieme morti e decessi di qualunque genere, creando l'illusione di una catena di disgrazie. Ma il fatto è che tutti prima o poi dobbiamo morire e infatti se andiamo a guardare vediamo che i decessi per i proprietari del diamante Hope arrivarono sì ma in genere dopo qualche decennio. Tavernier per esempio morì nel 1689 a 84 anni, vale a dire circa 20 anni dopo la cessione della pietra. Luigi XIV morì nel 1715 quasi 50 anni dopo aver comprato il diamante. Luigi XV morì a 64 anni dopo aver trascorso quasi tutta la sua vita in compagnia del diamante. La morte in giovane età di Luigi XVI e di Maria Antonietta difficilmente possiamo imputarla a una maledizione. La rivoluzione francese fu piuttosto cruenta, senza bisogno di immaginare fantasiose maledizioni diamantifere. Di Giorgio IV, morto a 67 anni, non abbiamo certezza che abbia mai posseduto il diamante. Ci sono troppi buchi temporali nei registri documentari. Daniel Eliasson morì nel 1824 a 71 anni. Cartier morì a 83 anni. Winston a 86. Edward Bill MacLean aveva una malattia mentale, morì a poco più di 50 anni. La sua ex moglie Evelyn, avevano divorziato nel 1932, morì sessantenne nel 1947. Tutti costoro, tranne Luigi XVI e consorte, sono morti in un lasso di tempo
che è difficile associare a una maledizione pur generosa come quella dello Hope. Ma potremmo chiederci a questo punto, la storia della maledizione, da dove nasce? Una possibile ipotesi, non documentata, è che la fama così sinistra del diamante sia dovuta a una particolare caratteristica propria dei diamanti blu, che esposti a radiazione ultravioletta mostrano una fosforescenza persistente di un intenso colore rosso. I ricercatori che hanno studiato lo Hope allo spettroscopio tendono a imputare alla combinazione di boro e azoto, presenti nel reticolo atomico insieme all'idrogeno, la responsabilità della fosforescenza. Alcune fonti un po' approssimative riportano notizie sulla fluorescenza dello Hope e in un unico breve video su YouTube questa caratteristica sembra essere confermata. Dai numerosi documenti studiati e visionati, però, non risulta che lo Hope goda esattamente della proprietà di fluorescenza. Bisogna ricordare che fluorescenza e fosforescenza sono due proprietà diverse. La prima, la fluorescenza, indica la proprietà di un materiale di riemettere con una lunghezza d'onda maggiore radiazioni luminose dello spettro visibile dopo essere stato colpito da una radiazione luminosa, in particolare di catturare radiazione ultravioletta riemettendola nel visibile. La seconda, fosforescenza, consiste nell'emissione di radiazioni luminose più o meno durevoli dopo che tali materiali sono stati illuminati da luce anche non visibile. Facciamo due esempi molto chiari. Il tratto di un evidenziatore dai colori fluorescenti emette un colore particolarmente brillante e vivido finché è illuminato. Al buio non vediamo il tratto colorato. Al contrario, gli indici fosforescenti di un orologio avranno un colore normale mentre sono illuminati da luce naturale o artificiale, ma emetteranno una luminosità più o meno intensa e duratura quando sono al buio. Qualcuno in passato potrebbe avere notato dei riflessi rossi nella pietra in particolari condizioni di illuminazione, perché i raggi ultravioletti sono emessi anche dal sole e, grazie alla suggestione, potrebbe averne tratto sinistri presagi. La prima notizia su un diamante usato come occhio di un idolo chiamato Kefora nella pagoda di Jagrenat e sulla maledizione ai danni del gioielliere che lo rubò compare sul libro di viaggi di Tavernier e forse la leggenda è stata creata, azzarda lo stesso Tavernier, da un proprietario di miniere per evitare dei furti. In epoca moderna sembra che il resoconto della maledizione relativa allo Hope sia stato pubblicato un giorno molto preciso, il 25 aprile 1888, in un articolo tratto dal New York World. Nel 1908 sul Washington Post apparve un articolo sensazionalistico intitolato «Il diamante Hope ha portato guai a tutti coloro che l'hanno posseduto». E allora è possibile che in seguito il gioielliere Pierre Cartier abbia riportato questa storia della maledizione a Evelyn Walsh MacLean per incuriosirla e spingerla ad acquistare il diamante. Non lo sappiamo, ma è plausibile. Il 29 gennaio 1911 il New York Times pubblicò un elenco piuttosto lungo di presunti casi di sfortuna legati alla pietra, per quanto non ci fossero prove a confermare i fatti. E dunque, in base a quello che abbiamo visto fin qui, anche questa maledizione, come tutte le altre di cui ci siamo occupati, sembra davvero essere nient'altro che una lettura parziale e pregiudizievole della storia accertata del diamante, con l'aggiunta di alcuni particolari sapidi ma mai verificati o addirittura già smentiti. Qualcuno vuole davvero ancora credere alla maledizione? E allora provi a farsi questa domanda. Come mai lo Smithsonian Institution ha acquisito la pietra preziosa 65 anni fa ed è ancora in piedi, non è crollato e nessuno dei suoi custodi sembra mai essere morto in circostanze misteriose? Dovrebbe essere ovvio che si tratta solamente di leggende, di suggestioni, ma come ben sappiamo, nonostante le tante evidenze contrarie, molte persone sembrano volere comunque credere alle interpretazioni misteriose della realtà, quasi a confermare le parole di Ken Kesey, il guru lisergico, autore di quel meraviglioso libro Qualcuno volò sul nido del cuculo. Il bisogno di mistero è superiore al bisogno di una risposta. E sappiamo dai tantissimi studi sul modo in cui ragioniamo, in cui crediamo alle cose, che essere razionali è tutt'altro che facile, richiede la volontà di capire le cose e di usare il cervello.
Io vi ringrazio per essere stati con me, insomma vi ricordo il mio libro La scienza dell'incredibile, dove vado proprio a fondo del perché e delle motivazioni che ci portano a credere a tutte le storie più incredibili che esistono, no? Ci sono delle motivazioni anche di tipo biologico, oltre che culturale, che è importante conoscere per riconoscere certi inganni e per non cascarci. E ringrazio però anche tutti i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui gratis sul mio canale, sui miei social, con tutte le persone che lo desiderano. E li ringrazio perché sbarcando sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, ci aiutano a rendere possibile tutto questo. Venite anche voi perché davvero basta l'equivalente di un caffè, di una pizza, di quello che volete voi e avrete la consapevolezza non solo di contribuire in maniera concreta alla realizzazione di tutti questi progetti, darete una mano insomma alla diffusione di una mentalità più critica su tanti argomenti che ci circondano e che riempiono la testa di tante persone di bufale e di bugie, ma poi potrete anche essere partecipi, no? Entrare in prima persona nelle scelte strategiche che faccio su questi progetti, vi confronterete quindi con me anche nella chat Telegram che è riservata ai naviganti, avrete poi anche accesso a tantissimi contenuti esclusivi, davvero sono centinaia di video inediti, di bloopers, il dietro le quinte del mio lavoro, le anticipazioni, il recupero di interventi televisivi che possono riguardare me, James Randi e tanti altri che ormai sono introvabili. E poi ci sono i trucchi svelati dei ciarlatani, dei finti medium, dei finti sensitivi per capire come funziona l'arte dell'inganno e molto molto altro. In coda a questo episodio potete leggere i nomi di alcuni dei naviganti che ci aiutano a realizzare strane storie e chi lo sa, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E per ora noi ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! Sai, io me ne intendo di maledizioni. Chissà perché, ma non ne avevo dubbi. Si figuri che mia madre era bravissima a lanciarle. Sua madre? Sì, un giorno l'ennesima lite con mio padre gli dice che tu sia maledetto e possa incontrare una morte lenta e piena di sofferenza. Caspita, e lui? E lui gli ha detto, quindi vuoi che resti?